Buongiorno a tutti e benvenuti alla presentazione del nuovo rapporto nazionale sulle politiche della cronicità. Questo rapporto arriva in un momento, a mio avviso, molto particolare e significativo. Siamo in una fase che abbiamo definito post-pandemica, anche se in realtà la pandemia ancora non è finita. Però è vero che rispetto agli anni precedenti abbiamo la possibilità di fare dei bilanci, stiamo guardando un po' alle macerie che ha lasciato questa emergenza sanitaria, questo dramma sanitario. E siamo in un momento particolare per la nostra sanità. A giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM77 che regolamenta cambia i nuovi standard dell'assistenza territoriale. Abbiamo il PNRR che ci apre possibilità di un rinnovamento della nostra sanità, ci stimola a rinnovarla, ad ammodernarla, a renderla più efficace. Quindi è veramente un momento particolare e questo rapporto è veramente tempestivo perché ci restituisce una fotografia dell'assistenza territoriale, delle politiche della cronicità che può essere molto utile proprio in questo momento per pianificare quella che sarà la sanità del nostro futuro. Quello che viene fuori da questo rapporto si può riassumere in tre parole: fermi al piano. Però questo ce lo spiegherai tu, Tiziana, che cosa significa. Però prima di passare la parola e entrare un po' nel vivo del rapporto, volevo leggervi una lettera che ci ha inviato il Ministro della Salute Orazio Schillaci, che per motivi istituzionali non è potuto essere qui con noi. Vado. Desidero rivolgere il mio saluto agli organizzatori e ai partecipanti alla presentazione del 20° rapporto nazionale sulle politiche della cronicità, che in questi anni si è rivelato uno strumento di approfondimento sugli interventi da mettere in campo per garantire ai pazienti cronici e rari una presa in carico a 360 gradi, nonché occasione di ascolto e confronto. Siamo tutti consapevoli della necessità di proteggere questi pazienti, offrendo loro la possibilità concreta di accedere a cure e terapie adeguate in tempi congrui, di usufruire dell'assistenza domiciliare, dei servizi di telemedicina e di teleassistenza per garantire una qualità di vita migliore per loro, per le loro famiglie e per i loro caregiver. E dobbiamo farlo in tempi brevi. La pandemia ha rallentato l'adozione e l'implementazione di provvedimenti necessari a dare risposte ai bisogni di salute dei pazienti affetti da patologie croniche rare che non possono più attendere. Di qui l'impegno ribadito davanti alle commissioni salute di Camera e Senato per una rapida approvazione del decreto tariffe del DPCM LEA 2017 e l'aggiornamento del Piano Nazionale delle Cronicità, a cui sta già lavorando la cabina di regia per adeguarla alle innovazioni intervenute durante il Covid e ai cambiamenti organizzativi previsti nel PNRR. Altrettanto urgente è la valorizzazione dell'attività per l'approvazione del nuovo Piano Nazionale Malattie Rare. Allo stesso modo reputo cruciale l'avanzamento del programma PON Governance Cronicità, nella ferma convinzione che lo scambio di buone pratiche regionali sia un volano affinché l'impiego delle tecnologie digitali nella presa in carico dei pazienti cronici diventi patrimonio dell'intero Paese. Si tratta di provvedimenti importanti, accomunati dall'obiettivo di garantire a tutti i cittadini equità di accesso alle cure, in particolare a chi è più fragile, come i pazienti affetti da malattie croniche rare. Grazie e buon lavoro. Questa è la lettera del Ministro Schillaci. Però prima di entrare nel merito della presentazione passerei la parola alla dottoressa Annalisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanza Attiva. Grazie, spero si senta. Sì, mi pare di sì. Grazie a tutti. Per noi è un anno importante, questo per la ragione che vedete anche rappresentata sulla slide. Ricorre il 20° anniversario di questo rapporto. Qualche giorno fa noi abbiamo ricordato con un altro rapporto il 20° anniversario del nostro impegno sulla sicurezza delle scuole, no? Quindi questo è un anno un po' di ricorrenze, di impegni forti e continuativi che qualche anno fa, ormai parecchi anni fa, ci siamo assunti.
e accompagnato questo rapporto tutta la storia del coordinamento nazionale delle associazioni dei malati cronici, e le ha unite, le ha tenute insieme, ha cercato un punto di vista comune a tutte le associazioni, ha in qualche modo segnato vari momenti nell'evoluzione anche del nostro servizio sanitario nazionale, vari momenti anche di passaggio delicato, come tu dicevi, Valentina. E ci pare che in questo momento siamo di fronte ad un altro passaggio particolarmente delicato, e come ripetevi, come ricordavi, siamo in una fase post-pandemica in cui sono emerse tutta una serie di criticità, ma anche tutta una serie di potenzialità favorite. In qualche modo questo lo abbiamo sottolineato con Tiziana già negli anni scorsi, dall'attivazione delle associazioni, dal loro ruolo di protagonismo anche nella gestione della pandemia, delle associazioni dei malati cronici e delle associazioni dei malati rari, che nel tempo sono stati in grado sempre più di essere incisive e di riuscire, come dire, a modificare la realtà. E io traggo una suggestione da uno slogan che in questo poco tempo fa una delle associazioni dei malati cronici che fa parte del CNAMC ha coniato, una campagna di comunicazione che si chiama "Siamo un'opera d'arte". Le associazioni dei malati cronici e dei malati rari in questi anni si sono rivelati un'opera d'arte per la loro capacità appunto di essere efficaci rispetto alla realtà, anche se la campagna in quel caso tendeva a sottolineare come nelle grandi opere d'arte, se ci mettiamo un ausilio, no? Lo integriamo bene nel disegno dell'opera d'arte, non si vede, no? Così come un ausilio non è in grado di cambiare l'identità, la vita, il protagonismo, la soggettività delle persone. E quindi un ruolo importante, e mi piace il titolo, insomma, ci fa capire che questo rapporto non è che fotografa una situazione ideale. Fermi al piano vuol dire che siamo in una situazione di stand by, in una situazione di attesa, però mi piace cominciare appunto con un messaggio ottimista legato al ruolo delle associazioni, anche con l'idea che quando si sta fermi al piano l'ascensore possa ricominciare a salire, no? E che quindi questo momento di svolta possa rappresentare, proprio per la consapevolezza che abbiamo delle questioni sul piatto, della centralità del Servizio Sanitario Nazionale, del rischio che stiamo correndo in questo momento che il Servizio Sanitario Nazionale indietreggi per vari motivi, della responsabilità e anche del potere che tutti noi abbiamo nel conservarlo, nel preservarlo, della necessità di allearci con tutti i soggetti che in questo momento ce l'hanno a cuore, compresi gli operatori sanitari. E questo è un momento delicato in cui speriamo, diciamo, che questo ascensore riprenda a risalire. E un'altra cosa volevo però dire, ed è questa: noi abbiamo maturato anche in questi ultimi mesi, tra poco arriverà Antonio Gaudioso, che quando è stato capo della segreteria tecnica del Ministro della Salute ha lavorato ad un atto di indirizzo sulla partecipazione. Abbiamo maturato e anche finalizzato alcuni strumenti importanti per garantire ancora di più la partecipazione dei cittadini, delle associazioni, dei cittadini singoli sicuramente, ma soprattutto dei cittadini organizzati, delle associazioni dei malati cronici e rari, perché pensiamo che la soggettività, il ruolo politico che le associazioni hanno già dimostrato vada rafforzato nel corso del tempo. E anche su questo volevo prendere spunto da una campagna sempre dei nostri amici della FAIS che si chiama "Chi se ne frega delle associazioni WIC", che è una campagna che tende invece a sottolineare che il ruolo delle associazioni tende ancora, diciamo, a dispetto di tutto quello che la realtà ci ha dimostrato sull'importanza del loro ruolo, tende spesso ad essere un po' disatteso, ad essere accantonato. Ma la cosa che volevo rimarcare con voi, ed è la vera minaccia, il vero, come dire, il vero rischio che corriamo, è che
questo ruolo sia troppo conformato alla volontà delle istituzioni. Invece questo ruolo deve mantenersi autonomo, deve mantenersi libero, deve mantenersi dal punto di vista della capacità di incidere autonomo, appunto come dice la nostra Costituzione. E perciò è importante che le organizzazioni, le associazioni vedano, continuino ad essere in primo piano nelle pratiche di partecipazione, perché è importante che si ribadisca che il ruolo delle associazioni è un ruolo di interlocuzione politica, non è un ruolo tecnico. La competenza delle associazioni non è solo una competenza tecnica. Certo, anche loro hanno dalla loro parte il fatto di avere una competenza empirica basata sull'esperienza diretta, che dà a loro la capacità di avere un punto di vista assolutamente originale rispetto alle questioni, perché è il punto di vista di chi una cosa la vive in prima persona. Ma la competenza non va ridotta a un fatto tecnico. La competenza delle organizzazioni della cittadinanza attiva è un fatto politico e come tale va preservata, e noi abbiamo come coordinamento delle associazioni dei malati cronici la volontà e la responsabilità anche di preservarla. E in ultimo, sono molto contenta della lettera del ministro Schillaci, perché si apre e si chiude con degli impegni molto importanti. Ce ne sono tanti: il rinnovo del piano nazionale delle cronicità, ma su questo tornerà Tiziana Nicoletti, che approfitto per ringraziare di tutto il lavoro fatto insieme a tutti i colleghi, ma lei sicuramente ne ha portato un peso maggiore. E quindi sicuramente il piano delle cronicità, il piano delle malattie rare, e il ministro faceva riferimento al PONGOV cronicità, ma soprattutto mi preme sottolineare che la lettera del ministro comincia con l'impegno del governo ad approvare in tempi brevi il decreto tariffe, e approvando il decreto tariffe a sbloccare i LEA, che noi solo impropriamente diciamo che sono fermi al 2017, in realtà sono fermi a prima, perché quelli del 2017 non sono mai entrati in vigore. Quindi diciamo la buona notizia della giornata per me è questa, che il governo per iscritto, il ministro per iscritto, si impegna ad approvare in tempi brevi questo decreto, in assenza di cambiamenti significativi in questo senso. Io penso che come coordinamento delle associazioni dei malati cronici e rari noi dobbiamo un po' alzare il tiro di questa partita, perché non è possibile rassegnarsi al fatto che in un paese che ha un servizio sanitario nazionale universalistico non esistano livelli essenziali di assistenza aggiornati. Questo è un grosso problema ed è un grosso vulnus ai diritti dei cittadini. Grazie, e passo la parola a Valentina. Sì. È vero, questo ascensore è fermo al piano, le associazioni insieme, come hai detto tu, l'alleanza può veramente avere, le associazioni hanno forza politica, ma insieme questa forza è ancora più forte. Allora passerei la parola alla dottoressa Claudia Rodigliano, che per MSD Italia è passata a farci un saluto. Prego. Buongiorno a tutti e grazie per aver invitato anche l'azienda, perché appunto, come dicevamo, la collaborazione e la sinergia tra i diversi attori è alla base, credo, di tutto. Porto innanzitutto i saluti del direttore, del mio direttore, che ci teneva tanto a essere qui, di tutta l'azienda, perché noi siamo molto contenti, ma direi orgogliosi di questo, di celebrare quasi 20 anni, perché forse un anno non siamo stati accanto a voi, però siamo stati sempre sostenitori del rapporto sulle cronicità, appunto, che è un punto di riferimento fondamentale per pazienti e per istituzioni nel panorama della salute italiana. E soprattutto mi preme sottolineare come la bellezza di questo rapporto è perché nasce dall'ascolto, nasce dalla ricognizione dei bisogni, del punto di vista di chi vive quotidianamente con una malattia cronica o rara, e questo è sicuramente un punto di forza fondamentale. Ho visto che quest'anno ci sono numeri importanti, oltre 800 pazienti, oltre 90 presidenti, quindi comunque è molto bello questo. E in più il rapporto appunto rappresenta anche
molto, è molto corposo come sempre, quindi Tiziana ancora una volta complimenti, perché è molto corposo, molto articolato ed è presenta sempre degli stimoli interessanti, delle proposte concrete per gli interventi per migliorare la salute delle persone. Mi ha colpito molto appunto il titolo, devo dire che è sicuramente forte, mette un po' paura, perché appunto fermi soprattutto le associazioni di pazienti e coordinamenti di associazioni di pazienti, conoscendo anche per lavoro e per passione nei confronti di questo mondo, fermi è difficile stare, fermi è molto difficile ed è ingiusto anche, quindi è bello pensare che si possa costruire un futuro che, come viene portato alla luce nel rapporto, è un futuro fatto di un accesso più diretto alla diagnosi, alla cura e di un accesso uguale in tutta in tutto il paese, perché siamo ancora a parlare di tante sanità diverse e questo è davvero una cosa ci rende tristi, ecco. Quindi sicuramente c'è la necessità di agire quando, come diceva anche benissimo Elisa, con urgenza e come appunto insieme con tutti gli attori. E mi preme sottolineare un aspetto molto bello di questo rapporto che viene e che ha evidenziato anche Annalisa, ovviamente sicuramente meglio di me, l'importanza che tra gli attori ci siano le associazioni di pazienti con un ruolo nella definizione delle politiche sanitarie, che sia strutturato, istituzionalizzato, perché la competenza, la passione e la forza delle associazioni di pazienti rappresentano sicuramente un elemento imprescindibile nella definizione di qualsiasi definizione di politica sanitaria che possa veramente cambiare le cose secondo quelli che sono i bisogni reali delle persone. Quindi mi taccio e vi faccio appunto i complimenti, rinnovo diciamo il mio piacere personale anche ad essere qui, come dicevo, oltre che dell'azienda chiaramente, che e lascio spazio ai protagonisti reali appunto di questo rapporto. E ringrazio ancora il Cramsci per quello che fa, anche come diceva Annalisa, nel creare sinergie, nel creare rete tra le associazioni, che è un'altra cosa in cui come MSD e come personalmente crediamo molto. E quindi grazie di cuore per quello che fate e per come lo fate. Buon lavoro. Grazie, è sempre bello vedere che le aziende, alcune, non tutte, stanno al fianco dei malati, delle associazioni, è importante. Allora, volevo invitare le associazioni, i rappresentanti delle associazioni, grazie. Le quattro parole chiave individuate dal nuovo report sono equità, prossimità, umanizzazione e partecipazione. Vorrei partire dalla prima, equità, coinvolgendo la dottoressa Giusi Fabio, vicepresidente dell'AISF, associazione italiana sindrome fibromialgica. Intervengo io. Da qualche parte. Allora, l'ha accennato già la dottoressa Mandolino nel suo intervento. Parliamo di Lea. Ah, che tasto dolente. Li aspettiamo impropriamente da 5 anni, ma in realtà li aspettiamo da più tempo. Quanto è importante per voi? So che ancora il vostro percorso è un pochino più lungo, ma è fondamentale che venga sbloccato questo decreto tariffe per procedere anche con il vostro. E quanto questo quindi influisce sull'equità, che è poi una delle nostre parole chiave? Intanto ben trovati e buongiorno a tutti, ringrazio, porto i saluti del nostro presidente, il professor Piercarlo Sarzi Puttini, e ringrazio Annalisa, Nicoletta, tutta cittadinanza e CNAMC per questa opportunità, per questo dar voce a noi pazienti. Io sono qui a rappresentare una fetta immane di popolazione italiana, quella dei pazienti affetti da sindrome fibromialgica. Una patologia che, ahimè, come appunto lei diceva, ancora oggi non ha un inserimento reale pubblicato nei livelli essenziali di assistenza. Le diverse malattie croniche rare già nel 2017 sono figurate, però purtroppo questa negazione dell'applicazione, no? Perché
causa di questo decreto che per 5 anni non arrivava, finalmente è arrivato e purtroppo ancora è bloccato, nega quella che è la reale e concreta possibilità dell'esigibilità dei cittadini, di questi malati, dei propri diritti. La non applicabilità dei LEA comporta e nega due diritti, quello della cura principalmente e di conseguenza anche quello della salute. Perché quello della cura? Una malattia cronica comporta assolutamente una gestione multidisciplinare, una gestione continua per cercare di migliorare la condizione di questi di noi pazienti appunto affetti, con dei costi che appunto non essendo sostenuti dal Servizio Sanitario Nazionale svuotano le nostre tasche, pesano sull'economia delle famiglie e noi pazienti purtroppo rinunciamo molto spesso, siamo costretti a rinunciare molto spesso a quelli che sono i nostri bisogni per migliorare la nostra condizione. Quindi rinunciamo alle cure, rinunciamo anche alla nostra salute. E credo che questi due diritti sono basilari, fondamentali, che ogni paziente, ogni cittadino deve assolutamente avere. Nel caso della fibromialgia in particolare molto spesso c'è la perdita del lavoro, il rinunciare al lavoro perché le proprie condizioni non lo permettono, come in tantissime altre patologie rare e croniche. Come si fa a mantenere e avere la possibilità di gestirsi totalmente senza l'aiuto del nostro sistema sanitario nazionale? Per non parlare anche del tardato arrivo alla diagnosi molto spesso per queste patologie, la mancanza di linee guida approvate, quindi questo dirottare dei pazienti a destra, a sinistra, senza una linea che possa ridurre il tempo per arrivare alla diagnosi e soprattutto le spese per arrivare a questa diagnosi. Per non parlare della mancata anche prevenzione, perché siamo il problema delle liste d'attesa lunghe che c'è in questo momento, visto che sì, c'è un piano di recupero, ma purtroppo non è ancora arrivato insomma al fine. Ancora di più complica la situazione perché siamo costretti anche a fare delle visite private e credetemi, noi che abbiamo il diretto contatto con questi pazienti, ahimè molto spesso si rinuncia assolutamente ad avere quello che spetta, l'aiuto, il supporto per vivere al meglio la cronicità della propria malattia. In Italia per giunta la fibromialgia, scusate se rimango un attimo legato alla patologia giustamente che rappresento, ma naturalmente io parlo in generale dei malati rari, dei malati cronici, perché, dei cittadini, perché tutti abbiamo questo sacro diritto di avere quello che ci spetta, soprattutto legato alla salute. La patologia è proprio orfana. Non c'è un biomarcatore che la inquadri, non c'è un farmaco approvato, appunto come dicevo non ci sono linee guida, non ci sono centri di riferimento, proprio perché questo mancato riconoscimento che diciamo noi sappiamo esserci stato in maniera ufficiosa dal dottor Urbani in un incontro che abbiamo avuto, sappiamo che è nei nuovi LEA, ecco perché noi qui oggi rappresentiamo una voce impellente e importante, perché il blocco del decreto blocca un percorso che almeno per quanto riguarda AISF è iniziato nel 2005 per far riconoscere questa patologia come malattia cronica invalidante, perché la fibromialgia non è inserita ancora nell'elenco delle malattie croniche. Capite bene, quindi tutte queste non essere, non avere, è come se ha stigmatizzato questa patologia al non esserci, al non l'esatta considerazione da parte del personale sanitario, da parte delle istituzioni. E quando io personalmente mi rivolgo anche ad aziende sanitarie, a regioni, dicendo ma si potrebbe comunque elargire le linee guida che possono aiutare insomma il percorso di questo paziente, mi dicono ma a livello nazionale non è riconosciuta, non è inserita nelle LEA. Questa è la voce continua che in questi anni mi sono sentita dire, quando invece semplicemente un riconoscimento potrebbe aprire fronti, orizzonti per sviluppare programmi e azioni a favore di questi pazienti. E la disuguaglianza che viene proprio da questo mancato diritto, no? Viene anche dal fatto che si è lavorato in Italia a macchia di leopardo, cioè ogni regione
ha fatto quello che ha voluto. Basti pensare che sì, ok, è a statuto speciale, la Valle d'Aosta ha un codice di esenzione per questa malattia. È da pochi giorni la notizia che in Sardegna è venuto fuori un disegno di legge che ha approvato un sussidio per i pazienti fibromialgici. Però da noi vengono e chiamano, scrivono email, messaggi i pazienti e dicono: ma non siamo tutti italiani, non siamo tutti malati, esistono i malati di serie B, di serie A, ci dobbiamo trasferire in altre regioni per avere i nostri diritti. Io credo che questo non sia giusto. Infatti da sempre, ripeto, lavoriamo, AISFA, una delle mission più importanti di AISFA è quella stata proprio di riconoscere questa patologia. Abbiamo lavorato accanto al governo, fornendo, grazie al fatto che noi collaboriamo e la nostra associazione è un'associazione di malattia, quindi abbiamo fornito anche del materiale con valenza scientifica per dimostrare che questa è una vera patologia e non frutto dell'invenzione, perché ancora oggi questo stigma porta a dire ad alcuni medici è una patologia inesistente o addirittura, peggio ancora, inventata da medici. Quindi diciamo che la nostra mission è proprio quella di tanto essere arrivati, anche se ancora ufficiosamente, a un riconoscimento come malattia cronica invalidante ed essere inserita nei nuovi LEA. Però, ripeto, per la realtà abbiamo bisogno che questo decreto venga approvato in modo che realmente possiamo essere considerati dei reali malati cronici e avere i nostri diritti, e soprattutto, credetemi, soltanto in questo modo si può parlare anche di dignità per quanto ci riguarda, perché quando noi non siamo considerati, non abbiamo i reali aiuti e veniamo considerati delle persone, diciamo, malati, immaginari, oltre ai nostri diritti viene meno anche la nostra dignità. E quindi credo che sia, per un discorso di uguaglianza, giusto. Quindi l'appello da parte di noi malati è proprio che vengano veramente resi esecutivi. Si sblocchi finalmente la situazione, in modo che si apra per voi, cioè si procede il percorso su cui state, insomma, tanto lottando, quindi sì, per trovare una dignità, sì. Assolutamente, grazie. Grazie per la testimonianza. Equità. Vorrei dare la parola a Tiziana Nicoletti, responsabile del coordinamento nazionale delle associazioni dei malati cronici e rari, che di equità si parla tanto in questo report e non riguarda solo i pazienti con fibromialgia, ma anche patologie purtroppo riconosciute. Questo non è certamente confortante. Ti lascio la parola. Sì, grazie. Intanto benvenuti a tutti. Vorrei ringraziare subito tutte le associazioni del coordinamento che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento. Quindi tutto ciò di cui noi stiamo parlando lo abbiamo potuto raccontare grazie alla loro collaborazione, che di anno in anno si rinnova, e grazie ovviamente alle associazioni che sono qui presenti oggi, ma che allo stesso tempo rappresentano tutto il coordinamento. Quindi un ringraziamento mio proprio personale. Allora sì, abbiamo parlato di equità, ma purtroppo subito dopo si affianca a questa parola che dovrebbe essere dare l'idea di un equo accesso di tutti i cittadini alle cure. Purtroppo così non è, perché subito dopo al concetto di equità purtroppo abbiamo dovuto affiancare quello di difformità regionale. Lo diceva prima Giusy, che cosa significa, quindi che purtroppo nel nostro territorio sono troppe, tante le difformità regionali. A secondo della residenza in cui un cittadino, un paziente vive, ci sono delle diverse possibilità di accedere o meno alle cure. La prima mancanza di equità deriva proprio dalla mancata approvazione dei LEA. Vorrei terminare il discorso che ha appena fatto Giusy dicendo che, per quanto riguarda nello specifico la fibromialgia, il 28 settembre all'ordine del giorno della conferenza delle regioni ci doveva essere la discussione per quanto riguarda l'approvazione dei LEA. Non c'è stata questa discussione, speriamo che sia stata rinviata questa discussione, ma ad oggi non abbiamo notizia che ci sia o meno un'attenzione successiva da parte della conferenza. La prima motivazione che è stata
detta è che mancano i fondi, quindi le regioni non possono approvare questo, non possono sbloccare il decreto perché mancano i fondi. Perché tra l'altro hanno avuto, hanno sostenuto delle spese per fronteggiare il Covid e quindi non hanno ancora ricevuto i rimborsi da parte dello Stato. Bene, nello specifico per la fibromialgia, nella legge di bilancio del 2021, quindi fondi che devono essere investiti entro il 31/12 di quest'anno, sono stati previsti 5 milioni di euro da destinare alle regioni per la cura e la diagnosi della fibromialgia. Bene, Giusy lo può testimoniare, ad oggi non si sa se e cosa hanno fatto queste regioni con questi fondi, se e come le regioni hanno richiesto i fondi o hanno un'idea di come investire questi fondi. Bene, a questo punto lo annuncio, abbiamo deciso di fare una richiesta formale alle regioni per capire che cosa stanno facendo con questi fondi, se ci sono già dei progetti su come centri di riferimento nelle regioni oppure in altre regioni. Vediamo un pochino, perché ci si lamenta sempre che mancano i fondi, diciamo 5 milioni probabilmente non basteranno per sostenere tutti i pazienti, però sono comunque un punto di partenza. E quindi difformità, mancata approvazione dei LEA, non riconoscimento delle patologie ovviamente che non riguardano solo la fibromialgia che è qui rappresentata, ma anche altre associazioni croniche e rare, e quindi viene meno una possibilità di accedere in maniera equa alle cure. Ancora, il mancato sblocco di questo decreto impatta moltissimo anche sulle patologie croniche. La legge del 2016 prevede la possibilità di fare lo screening neonatale esteso, gratuito, a tutti i bambini nati nel nostro territorio. Allora, intanto anche qui c'è stata una difformità di organizzazione delle regioni per estendere questo screening neonatale. Inoltre è stato nominato un gruppo di lavoro col compito di allargare il panel delle patologie metaboliche che devono essere ricomprese in questo screening. Ad oggi, nonostante la prima scadenza, non vorrei sbagliare, era del 2021, ancora questo panel non è stato aggiornato. L'unico aggiornamento riguarda la SMA, però partita prima con dei progetti pilota, ad oggi la SMA viene e lo screening viene effettuato in circa 7 regioni. Altre 4 regioni hanno fatto partire dei progetti pilota. Questo significa che un bambino, a secondo di dove nasce, ha la possibilità di accedere o meno a questo screening neonatale esteso, che significa modificare la sua qualità di vita in maniera proprio significativa, perché prima per l'asma si arrivava anche alla morte. Adesso un bambino che viene individuato, che viene curato, ha la possibilità di avere un percorso di vita uguale ad un bambino normale. Quindi questa è una fortissima difformità, un fortissimo limite alla possibilità di accedere alle cure sia per il bambino che per i familiari. Lo stesso problema riguarda la PMA, la possibilità di avere dei protesi ed ausili tecnologicamente avanzati, perché ci sono delle persone che necessitano di protesi ed ausili avanzati per vivere quotidianamente in maniera dignitosa. Ancora, le altre difformità che sono state evidenziate sia dai presidenti che dai pazienti riguarda la tempestività della diagnosi. Iniziamo a dare dei numeri, perché magari il numero ci riporta un po', il numero dà sempre un po' più effetto. Il 67% ci dice che il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta ha una scarsa conoscenza della patologia, ma non perché non è competente, spesso perché si trova di fronte ad una patologia complessa. E quindi, soprattutto quando siamo nel campo delle malattie rare, non è facile arrivare subito ad una diagnosi. Il 57,6% dei pazienti ci dice che purtroppo c'è una sottovalutazione del sintomo oppure viene poco ascoltato. Per quanto riguarda poi il percorso di prevenzione e cura, i tempi di attesa sono notevoli, perché il 62,9% ci dice che ha aspettato per poter accedere ad una visita specialistica oppure ad un esami diagnostici. Quindi immaginiamo che cosa significa per un paziente cronico o raro ritardare una diagnosi. Significa che la sua qualità di vita peggiora inevitabilmente.
oppure che non ha potuto effettuare visite di controllo e follow up, più della metà dei pazienti che hanno partecipato alla nostra rilevazione. Ancora la presa in carico, il 42,8% ci dice che non è inserito nessun percorso di cura. Il 78,6% ci dice che manca un coordinamento tra assistenza primaria e specialistica. Il Piano Nazionale della Cronicità parla di continuità assistenziale, quindi una delle parole chiave del Piano Nazionale della Cronicità riguarda proprio questo coordinamento, perché la persona, una volta che è stata curata in ospedale, deve tornare a casa. Ma una volta tornata a casa rimane abbandonato, perché purtroppo il territorio, la medicina di prossimità non è in grado di supportarlo nei suoi bisogni di salute. Il 61,4% ci dice appunto che manca una continuità assistenziale. Io mi fermo. Sì. Ok, e passo la parola a Valentina. Cioè, già ha dato veramente ottimi spunti, ottimi dati. Veramente fanno un po' paura, a dir la verità. È una cosa che potevamo immaginare, però poi vederla espressa in numeri è sempre molto forte. L'altra parola chiave l'hai introdotta tu nel tuo intervento, verso la fine, è prossimità. E su questo il DM77, pubblicato in un gazzetto ufficiale lo scorso giugno, dovrebbe dare una grossa spinta, una grossa accelerata, rivedendo un attimo gli standard dell'assistenza territoriale. È un provvedimento che dovrebbe aiutare a risolvere tutti quei nodi portati al pettine da questa pandemia. Sappiamo che l'assistenza territoriale purtroppo ha fallito. E su questo tema vorrei che intervenisse il dottor Michele Adamo, consigliere nazionale dell'Unione Italiana lotta alla distrofia muscolare. A lui chiedo: ma quanto conta l'assistenza territoriale fatta bene per i malati? La prossimità è importantissima. Una medicina di prossimità credo che si debba porre come obiettivi quello di essere efficace, efficiente e sostenibile, che non deve essere un tabù quello della sostenibilità. La pandemia che ha fatto? Non ha fatto altro che rendere visibile ciò che le associazioni già attenzionavano da tanto tempo e che negli ultimi anni le forze politiche che si sono susseguite comunque hanno disinvestito nel Servizio Sanitario Nazionale. Come hanno disinvestito? Chiudendo ospedali, lasciando i pronto soccorsi allo sbando e liste di attesa che sono, direi, immorali. Quali potrebbero essere gli strumenti per attuare una medicina di prossimità? Diciamo che sono state iniziate delle azioni concrete e queste sono il PNRR e il DM77. Col PNRR arrivano una valanga di soldi, 2 miliardi di euro per aprire 1.350 case di comunità. Queste case di comunità dovrebbero essere aperte H24 7 giorni su 7 e offrire al cittadino la possibilità di trovare all'interno di queste strutture medici di base, infermieri e assistenti sociali. Poi arriverà un altro miliardo per aprire 400 ospedali di comunità, che sono delle strutture intermedie tra l'ospedale e altri tipi di sostegno, dove dovrebbe essere garantito almeno per ogni casa per ogni ospedale della comunità almeno più o meno 20 posti letto, una decina, 7-9 infermieri e almeno la presenza di un medico 4-5 ore al giorno. Che cosa sta succedendo dove questo percorso è già iniziato? Perché qui non siamo più nella teoria, già di fatto è partito il meccanismo, quindi da parte delle associazioni già emergono delle grosse criticità. Per esempio in Lombardia già sono partiti in maniera molto spedita, lì sono previste l'apertura di 216 case
216 case di comunità. Fino adesso ne sono state aperte 32, che sono già state inaugurate. In realtà sono state soltanto inaugurate, perché queste case, queste strutture già esistevano. Che cosa emerge in queste strutture, in queste 32 strutture che hanno iniziato questo percorso? I servizi sono a singhiozzo. Perché sono a singhiozzo? Perché in realtà qui noi stiamo investendo tanti soldi nella struttura, ma di base manca la cosa più importante, cioè il lato umano, cioè le persone, i medici, gli infermieri e tutte quelle figure di sostegno psicologica e assistenza sanitaria che sono necessarie per far funzionare tutto questo meccanismo, se no abbiamo un involucro dove dentro non è contenuto niente, cioè per assurdo in realtà forse la cosa più importante, sono convinto che investire nella cosa più importante, che sono i dottori e il personale sanitario in generale, perché forse investendo pesantemente già questo sistema che esisteva sicuramente aveva un funzionamento che era accettabile, però si è deciso di puntare su questa medicina di prossimità e tutto sommato il percorso è già iniziato, quindi è importante non distruggere tutto e continuare su questo percorso. Tra l'altro poi all'interno di queste case di comunità mancano in realtà quali sono le figure mediche che devono andare a intervenire all'interno di queste strutture? Sono i medici di base? Perché questo non è chiaro. Questa cosa forse sarebbe il caso di attenzionarla e va in qualche maniera normata, perché tra l'altro i medici di base personalmente la vedo molto complicata, perché già sono oberati dal lavoro, nel senso che negli anni, inizialmente qualche anno fa, ogni medico di base poteva avere 1000 pazienti, si è passati a 1800 pazienti. Avranno i medici di base finito il turno in studio di poter andare a lavorare nelle case di comunità? Punto interrogativo. La vedo difficile. Questo qui che cosa vuol dire? Io non so se è un rischio. Probabilmente all'interno di queste case di comunità verrà aperto uno spazio alle cooperative. Quindi è una sanità di tipo privata? Queste sono tutte quante domande che mi pongo, e vogliamo veramente che sia questa l'indirizzo e la strada, perché il percorso adesso secondo me si sta indirizzando verso questo tipo di soluzione, perché dall'altra parte la vedo, a meno che non venga investito pesantemente nell'assunzione o comunque nella rimodulazione del tipo di lavoro del medico di base, non c'è alternativa. Sì, no, infatti nonostante gli obiettivi siano abbastanza lodevoli, non sappiamo che strumenti abbiamo, non sono chiari. In realtà anche sugli sono stati annunciati investimenti sul personale, quindi in teoria. Però siamo in ritardo. Sì, vabbè. Mai in ritardo come con i Leo. Allora, chiederei alla dottoressa Nicoletti di cosa c'è nel rapporto sulla prossimità, cosa ci dice? Allora, intanto ha anticipato benissimo Michele quello che è riportato all'interno del rapporto per quanto riguarda proprio la prossimità. Aggiungo semplicemente che il Piano Nazionale della Cronicità del 2016, che ancora ferma il piano, anticipa quello che è riportato nel PNRR e nel DM77 per quanto riguarda le reti di prossimità oppure le strutture intermedie. Al momento si pone un po' più l'accento su quella che è la telemedicina, quindi la sanità digitale, però diciamo che questi concetti sono già stati espressi nel 2016 e purtroppo, ahimè, i risultati non sono ottimali. Aggiungo semplicemente una cosa, che quando parliamo di PNRR si tratta di investimenti corposi che dovrebbero arrivare nel 2016.
Nel frattempo però i pazienti ci dicono: noi non possiamo aspettare fino al 2026, perdonatemi, va urgentemente riorganizzato il sistema per poter ottimizzare al meglio quanto già c'è al momento sia sul territorio che all'interno anche degli ospedali, in coerenza con quanto avverrà nel prossimo futuro. Allora, l'altra parola chiave è l'umanizzazione, è un concetto importante su cui vorrei far intervenire Patrizio Stacconi, presidente dell'Associazione Italiana Famiglia ADHD. Immagino che per voi sia importante l'umanizzazione e in qualche modo si riflette anche su un bisogno concreto che rimane insoddisfatto, il supporto psicologico. Ci può raccontare sì. Buongiorno a tutti. ADHD è l'acronimo inglese del disturbo da deficit attenzione con o senza iperattività. Si sente? Sì. È un disturbo di salute mentale e inserito nel DSM quinto del 2013 tra i disturbi del neurosviluppo. Ha origine in età evolutiva, ma permane in 2/3 dei casi anche in età adulta. Quindi abbiamo pazienti in età evolutiva e in età adulta. E l'umanizzazione è una cosa fondamentale per tutti i pazienti. Che cosa succede? Che cosa è successo, diciamo, in Italia? Che col progredire della scienza e della tecnologia si è rischiato, in Italia e nel mondo, diciamo, rischiato una disumanizzazione del paziente, no? Considerarlo solo un numero, solo una patologia. E quindi negli ultimi 30 anni, si è parlato molto di umanizzazione, di mettere il paziente al centro dei percorsi di salute pubblica, sia a livello nazionale che internazionale. L'Italia 30 anni fa con il decreto 502 dedicava un capitolo specifico alla partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini. Ce ne sono parecchie di norme, leggo solo questa. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti, ci siamo dotati di un sistema di indicatore di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione dell'assistenza, al diritto e all'informazione del paziente. Stiamo parlando del 1992. Ora, ci sono stati molti passi avanti in questo senso, molti passi avanti. Diciamo molte altre norme che hanno raffinato questi concetti e anche auspicato il recupero della centralità del paziente. Cittadinanza attiva ha fatto molto producendo questi rapporti sulla cronicità e le malattie rare negli ultimi 20 anni. Non parliamo poi, siccome anche l'assenza del dolore è un punto focale, no? E, diciamo che ha promosso una legge importante come la legge 38, il patto della salute, già è stato citato. Che cosa incontriamo? Ma nella realtà è quello che è singolare notare che in tutte queste norme viene sempre ricordato il supporto psicologico, la centralità del paziente, ma anche il ruolo delle associazioni di pazienti, no? In tutti i documenti addirittura l'umanizzazione rappresenterebbe uno dei parametri con cui valutare la qualità di quello che viene erogato nel sistema nazionale, oltre all'efficienza, l'appropriatezza e la qualità e la sicurezza degli interventi sanitari. Vengono citate tutte le categorie fragili, bambini, anziani, persone disabili. Ora non le elenco tutte, ma cosa succede? Il management sanitario si occupa tantissimo di questi temi, fa tanti corsi, raffina questionari perché i cittadini possono esprimere, no, la valutazione di qualità percepita, ma nella realtà che cosa accade? Quello che emerge dal rapporto. A Cittadinanza Attiva anni fa organizzò un tavolo particolare proprio sul supporto psicologico e tutte le associazioni, sono tantissime,
lamentavano un'assenza di supporto psicologico. E vorrei sottolineare che il supporto psicologico non è un optional, per alcune patologie o disturbi è proprio parte integrante della terapia. E che cosa troviamo noi? Che è a carico delle famiglie, la spesa è quasi totalmente a carico delle famiglie. Quindi, cosa vogliamo come associazioni di pazienti e familiari? Prima di tutto che veramente il paziente sia considerato al centro dei percorsi sanitari, trovando all'interno dei servizi, sia territoriali che ospedalieri, percorsi di valutazione, diagnosi e presa in carico di qualità e evidence-based. Personale preparato, auspichiamo trattamenti più umani che prevedono l'accoglienza dei pazienti con maggior rispetto. Abbiamo parlato delle liste d'attesa, ma ci sono anche lunghissimi tempi di attesa quando hai il tuo appuntamento. Immaginate un bambino con la DHD che è costretto ad aspettare 4 ore in una sala d'aspetto che non è studiata apposta per i bambini, ok? Quello che può succedere quando arriva a fare la visita, queste carenze modificano addirittura la percezione del quadro clinico, perché non si può attendere 4 ore anche per un adolescente. Altrettanto importante è il tempo che viene dedicato nella durata e nella qualità della visita, no? Non vogliamo essere trattati in modo frettoloso e superficiale, non c'è il tempo di ascoltare i pazienti, di spiegare loro da dove deriva la propria patologia, quali sono le terapie che verranno messe in atto, dare indicazioni per il proseguo della terapia. E tutto ciò, ci sono studi che comprovano che un'accoglienza di questo tipo carente addirittura può avere ricadute negli esiti clinici. Vorrei sottolineare che tutti i pazienti sono fragili, non solo le categorie sottolineate dalle norme, soprattutto nel momento in cui viene comunicata a loro la diagnosi oppure quando il percorso terapeutico intrapreso non ha gli esiti sperati. Quindi tutti avrebbero bisogno in quel momento difficile di sostegno, di supporto psicologico, ma anche, e non è banale, di empatia e gentilezza all'interno delle strutture. Nel caso della DHD le linee guida internazionali prevedono non solo supporto psicologico nel momento in cui viene comunicato al bambino o all'adulto la presenza di un disturbo, la diagnosi di un disturbo mentale, ma fanno parte anche della terapia. Stiamo parlando di circa, secondo le stime di prevalenza calcolate dalla nostra associazione, che si basano sui dati ISTAT presenti a gennaio nel sito dell'ISTAT, dei dati di popolazione, stiamo parlando di circa 1300 persone, circa 1 milione di adulti, che non solo, cioè, verificano le condizioni che ha esposto la collega prima della fibromialgia, non solo una disumanizzazione, perché mancano le linee guida per la DHD, manca la formazione dei professionisti, ci viene spesso detto che è un disturbo che non esiste, ma la metà degli adulti, nella metà delle regioni in Italia, gli adulti non hanno neanche centri specifici. Quindi, diciamo, la situazione non è solo poco umana, ma veramente si tratta di un mancato accesso alla cura e alla terapia. In queste condizioni direi che, se vogliamo essere ottimisti, possiamo dire che siamo al piano, siamo fermi al piano, altrimenti potremmo dire che per raggiungere il piano magari ci vuole ancora un po'. Grazie, parlava di gentilezza, che non è banale, gentilezza, emotività non è banale, ma in realtà non è neanche scontata, come ci racconterà Tiziana nel report. Sì, allora, umanizzazione. Il Piano Nazionale della Cronicità punta e introduce il concetto della persona, quindi il passaggio dalla malattia, dal curare solo la malattia, a curare la persona.
e quindi che deve essere orientato ad una migliore organizzazione dei servizi e una piena responsabilizzazione di tutti gli attori dell'assistenza, compreso ovviamente il coinvolgimento attivo del paziente e dei familiari. Quello che diceva Patrizia è fondamentale, anche perché per la, la patologia che rappresenta la sua associazione, ma anche per altre patologie, uno dei momenti molto delicati è quello proprio del passaggio dalla minore età alla maggiore età, perché è come se per queste persone il giorno prima che compiano 18 anni hanno il riconoscimento di alcuni diritti, magicamente il giorno dopo molti di questi diritti vengono meno. Che cosa ci dicono i numeri per quanto riguarda l'umanizzazione? Il 75,7% ci segnala una mancanza di supporto psicologico e devo dire che questo aspetto erano un po' di anni che non veniva evidenziato dai pazienti cronici. Quest'anno il 57,7% invece ce lo sottolinea come una carenza fondamentale. Ritorna ancora il 67%, manca la possibilità di fare esami diagnostici, visite specialistiche in regime privato in intromenia e quindi un'eccessiva mobilità delle cure. Il 51% non ha la possibilità di fare prevenzione oppure di accedere ai parafarmaci. I parafarmaci sono, per alcuni pazienti sono equiparati a dei farmaci veri e propri, perché necessitano di questi parafarmaci proprio per avere una qualità di vita migliore. Il 52,6% deve fare la riabilitazione a pagamento, perché comunque nel nostro paese le ore a disposizione per la riabilitazione sono molto poche, oppure è difficile per i pazienti accedere proprio alla riabilitazione se non a pagamento. Quindi chi ha la possibilità economica lo fa autonomamente, altrimenti rinuncia alla riabilitazione. Il 29% ci dice che il numero delle ore dell'assistenza domiciliare è insufficiente, oppure addirittura non è presente nel proprio territorio o non attivo. Il 25% ci dice che i presidi, protesi e ausili non sono compresi nel nomenclatore tariffario, oppure sono di scarsa qualità quando li ottengono. Il 22% lamenta una scarsa personalizzazione delle cure. Il 17,9% ci dice che deve pagare la differenza fra quanto previsto dal nomenclatore e quanto serve effettivamente ancora al paziente. Anche qui ritorna ancora la mancata approvazione dei LEA. Qui. Sì, grazie. Di nuovo a te. Sì, sì. No, ci piace dare prima, dare alle associazioni l'opportunità di introdurre un po' le nostre parole chiavi. Allora. Infatti, infine, l'ultima è appunto la partecipazione, che in qualche modo è strettamente collegata all'umanizzazione, all'equità e agli altre parole chiave, insomma, che abbiamo toccato. Su questo chiedo l'intervento di Pierraffaele Spena, presidente della Federazione delle Associazioni Incontinenti e Stomatizzate. E a lui chiedo perché è importante per i pazienti partecipare? Cosa significa partecipare attivamente alle politiche che poi li riguardano sostanzialmente? Allora, innanzitutto grazie per l'opportunità a Cittadinanza e a Tiziana in particolare, ma anche ad Annalisa per questo fatto di esserci, di partecipare. Allora, partecipazione è una bellissima parola. No, chi è che non vuole partecipare a qualcosa? È sinonimo anche di feste e cose varie. Il problema è che in questo caso la partecipazione vuol dire, almeno dal mio punto di vista, un'assunzione di responsabilità. Partecipare per esserci e dire di esserci stati non serve a niente. Partecipare per voler cambiare le cose ha più senso. Ovviamente per partecipare e voler cambiare le cose bisogna muoversi in un mondo in cui ci siano delle regole o comunque dei principi che vengono anche condivisi. E non è fantascienza, perché proprio quest'anno, e proprio la persona in seconda fila, Antonio Laudioso, è stato uno dei più grandi sostenitori delle linee guida che prevedono a livello del Ministero proprio il coinvolgimento delle associazioni
sia nella partecipazione ma anche per agire su quello che è il proprio ambito. E la mia associazione è stata, penso, una delle prime a beneficiare di queste regole, perché a settembre io ho partecipato a una call cosiddetta del Ministero, dove ho presentato il mio curriculum d'associazione e dove ho detto io voglio partecipare a un tavolo, in questo caso di tecnico sull'incontinenza, ma voglio partecipare perché ho determinate competenze e le ho non perché io personalmente, che sono una persona sfoggiata da 20 anni, sono stato incontinente, questo non è sufficiente. Bisogna essere presenti con innanzitutto un programma. Mi veniva chiesto un curriculum degli ultimi 5 anni, quindi vuol dire che tu devi dimostrare che di quella cosa almeno hai fatto qualcosa, ma questo non perché fosse o sia un parametro esclusivo, è fondamentale, perché se noi arriviamo preparati con le idee chiare, con dei programmi, con uno storico, possiamo agire e fare meglio. E questa sembra una banalità, ma se io sono preparato, se io sono pronto anche a, noi parliamo in questo caso di un tavolo, diciamo, tranquillo, ma a livello regionale, io come associazione, probabilmente come anche voi, ci siamo trovati in certi tavoli dove ci siamo stati a volte trattati veramente come quelli da accarezzare quasi, no? dei simpatici peluche che dovevano essere lì a fare presenza. Quindi tu uscivi e l'assessore di turno tornava a casa e diceva: oh, dai, oggi ho conosciuto quelli che si pisciano sui continenti. A me quella cosa non serve a niente. E io questo lo vedo quando vedo poi i documenti che escono per un PDTA a cui partecipi, alla fine spesso si leggono dei documenti dove l'azione dell'associazione oggettivamente non si è vista, perché per n motivi che non sto qua, però non si è vista, quindi vuol dire che tu questa cosa non l'hai fatta bene. E secondo me la chiave di tutto questo è quello che dovrebbe fare l'associazione, non è insistere sui grandi sistemi, ma è una frase fatta, ma in questo modo c'entra sempre, la chiave è nei dettagli, cioè l'associazione deve guardare a quelli che sono i dettagli di qualsiasi cosa. Quando si parla di telemedicina, quando si parla di umanizzazione, quando si parla di tutto, è sempre il dettaglio che conta. Io quando parlo di telemedicina e non tengo presente che in Italia più della metà della popolazione non accede a una FIDA, quindi a un secondo livello, ma siamo fermi al 60% sul primo livello, cioè la DSL, posso dire quello che voglio, il telemedicina per tutti, ma poi mi scontrerò contro determinate cose. Quindi lì le associazioni possono avere un ruolo, per esempio, di formazione, di far circolare informazioni, di essere parte di moduli formativi anche ai clinici. Io ho partecipato ad alcune sessioni all'università portando l'esperienza, prima Annalisa, che ringrazio, parlava di due progetti, quali sono, siamo un'opera d'arte dove abbiamo banalmente è stato un lavoro abbastanza importante, abbiamo messo delle opere d'arte universali, gli abbiamo messo il pannolone o la sacca d'astomia, un catetere, ed è stato necessario perché attraverso quella forma d'arte le persone, alcuni non se ne sono nemmeno accorti che per esempio Perseo avesse il pannolone, pensava che fosse la divisa da guerra, cioè, volendo è un po' una guerra, però in quel caso era un pannolone anche, diciamo, a mutande, un bello hard, però è servito, perché poi hanno scritto persone dicendo: cavolo, effettivamente la vena di Botticelli con l'astomia a sinistra, io all'inizio non me ne ero nemmeno accorto. È stato un momento, diciamo, di informazione che a noi spetta, ma come anche a chi se ne frega delle associazioni, non è stato un
diciamo, è stato figlio di questa necessità di voler partecipare. Noi abbiamo pubblicato per una settimana tutte le lettere che da 3 anni non hanno una risposta, scrivendo da quanti giorni non rispondevo. E la cosa simpatica è che alcune delle persone delle regioni citate hanno scritto in privato dicendo rimandami quella cosa che forse mi è sfuggita. E allora chiudo perché forse no, però la partecipazione ha senso quando è fatta, quando è bidirezionale in un sistema di regole. Se c'è un sistema che è aperto ad ascoltare e a dare risposte, secondo me le associazioni devono esserci. Tra l'altro lo stesso documento del Ministero prevede un passaggio sul monitoraggio e valutazione, che è un altro ambito dove le associazioni devono e possono fare tantissimo. A me nessuno mai ha chiesto, senti, ma il presidio che io regione ti do come va? Oppure il servizio che io ti do ti piace o meno? Se partiamo da questo, probabilmente riusciremo a dare senso a quello che oggi mi sembra più la teoria che la pratica. Questo. Grazie. Personalmente sono molto curiosa di scoprire quale sarà la prossima iniziativa. Beh, a chi mettiamo in questo pannolone? L'abbiamo messa anche ad altri 3. E ha detto una cosa bella: partecipare non per esserci. E qui ti rubo la slide, non coinvolgimento ma partecipazione. Sì, diciamo che l'ha spiegata benissimo adesso Pierre, perché bisogna parlare di partecipazione non coinvolgimento, anche perché il coinvolgimento è previsto all'interno del Piano Nazionale della Cronicità del 2016 tra gli aspetti trasversali. Quello che ci viene restituito è che il 44,7% delle associazioni non è mai stata coinvolta nelle scelte di politiche sanitaria, il 28,6% abbastanza, solo 1 su 5 è molto coinvolta. Per quanto riguarda poi l'ambito territoriale, il 38,6% ci dice che non è mai stata coinvolta, il 20% non tanto, il 18,6% limitatamente, quindi solo alcuni aspetti che i decisori decidono di coinvolgere o meno le associazioni o i pazienti. La stessa domanda l'abbiamo fatto per quanto riguarda la casa di comunità, cioè se sono stati coinvolti o meno per quanto riguarda la scelta di dove collocare queste case della comunità. Il 98,6% ci dice di no. La stessa cosa riguarda le progettualità singole previste dal PNRR, l'88,6% ci dice no. Quindi diciamo che ancora una volta viene fuori che coinvolgimento non ce n'è, partecipazione speriamo. Allora, non svelare tutto. No, sono tornata indietro. Allora, vorrei ringraziare i rappresentanti delle associazioni che ci hanno aiutato a capire un po', a introdurre meglio i dati di questo report. Invito a sedersi al tavolo gli altri partecipanti. Sarà molto interessante, sono molto curiosa dei vostri commenti su questi dati che abbiamo presentato fino adesso. Passo la parola al dottor Pisarà, a cui voglio fare una domanda sulla prossimità. Qual è la sua esperienza soprattutto rispetto alla carenza di personale, che sappiamo essere un problema annoso e che adesso inizia a pesare ancora di più? Beh, intanto buongiorno a tutti e grazie Tiziana, Cittadinanza Attiva, per questo invito che è sempre graditissimo. Cosa devo dire per quanto riguarda prossimità? Lo dicono i numeri, 1260 case di comunità circa. E allora, tanto per capirci, i pronto soccorsi in Italia sono in triplo. Per cui cos'è più prossimo al cittadino, la casa di comunità o il pronto soccorso? Tanto per avere un quadro di come è stata
strutturata questa cosa. Beato quel 2,4%, no, 1,4% che ha collaborato per le case comunità. Noi no. Nel senso che, per fortuna, il che vuol dire che, adesso a parte le battute, non è che se contare la casa comunità può essere una cosa importante, ma se viene mantenuta la rete che ci deve essere al di sotto e che la casa comunità faccia sintesi. Piccolo particolare che forse non conosce nessuno, 15 milioni di italiani, cioè un terzo della popolazione italiana, vive in comuni con meno di 2.000 abitanti e soprattutto dispersi in aree enormi. Prima ho pensato al bellissimo titolo della manifestazione di oggi, Fermi al piano. La domanda è: quale piano? Perché secondo me siamo fermi almeno due, manco a terra. Cioè, sarebbe interessante vedere 20 anni di rapporti e vedere come è andata la demografia di questo paese e quanto è stato adeguato del piano di cronicità alla demografia, cioè al fatto che questa è una nazione che diventa sempre più vecchia. Ce l'abbiamo. Cioè, quindi l'ha già fatto. E, per cui non lo so qual è il piano. Per quanto riguarda la prossimità, allora è ovvio, e noi ne stiamo facendo una battaglia da tempo, che la prossimità si gioca soprattutto con le strutture più vicine, che sono gli studi di medicina e medicina generale, le farmacie sostanzialmente, poi se vogliamo includere la caserma dei carabinieri, ma quello per un altro motivo. E, però come si deve fare? Mi è piaciuto prima l'intervento sulla questione della telemedicina. Cioè, questo è un paese che non solo non è coperto da quelle che sono le infrastrutture nazionali, perché non è che serve il fatto di avere una rete internet a larga banda, ad alta cosa, non è un fatto solo per la medicina, no? Ci chiedono ormai qualunque cosa, lo spirito. Per la scuola. Ah, ma per la scuola, per l'ingegneria, per tutta la struttura pubblica, per qualunque cosa. Cioè, è come se uno volesse far viaggiare un Frecciarossa sulla linea Pozzuoli-Napoli in onore di... Ma non quella da adesso, quella dei Borboni, la prima. Quindi... quella ancora dell'epoca. Magari fosse che sia adesso. Che è l'unica, quella proprio dell'epoca. Quindi in realtà noi ci ritroviamo di fronte al più grosso, come dire, passatemi il termine, tradimento che si poteva fare nei confronti della pandemia e di quello che è successo. Cioè, quello che non si è capito e si continua ad andare su quello. E qua bisognerebbe anche riflettere sulla questione delle autonomie regionali. Una regione che mi dice che non applica i LEA perché avanza i soldi spesi per la pandemia, non mi pare proprio il massimo, no? Cioè, soltanto da ricatto. Se tu non mi dai soldi io non faccio questo. E i diritti dei cittadini in questo mezzo dove stanno? Questo. Allora, Non si è capito il messaggio più grosso, cioè che un paese in salute, un paese che sta bene, è un paese che produce, quindi che consuma e quindi è ricco. Che poi è stato il segreto del Servizio Sanitario Nazionale quando è stato fondato. Adesso è cambiato completamente lo scenario, adesso abbiamo dei problemi con la cronicità, la non autosufficienza, abbiamo anche problemi con quelli che sono i disagi delle famiglie, perché poi tutta questa storia finisce per pesare sulle famiglie. Non è che in questo non manca, come dire, un senso di autocritica. Il ruolo del medico in medicina generale, a parte questo ruolo, poi non è vero che il massimale è sempre stato 1.500,
Sempre, da sempre. È un ottimale, uno a 1000, il massimale sempre a 1500. Il problema non è 1500-2000, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che un medico di famiglia, per essere un buon medico di famiglia, quindi avere una visione di tutte le patologie, la frequenza delle patologie, quindi anche questo aiuterebbe a distinguere delle fibromialgie piuttosto che delle malattie rare che non sempre si vedono, a parte il fatto che ancora dobbiamo capire se a livello mondiale sta malattia, cioè questa patologia rientra, perché non si capisce nulla rispetto a questa cosa, è difficile muoversi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che un buon medico di famiglia dovrebbe avere 2000 assistiti, minimo. Ora è chiaro che se io il medico di famiglia lo considero come quello che sta in un studio da solo e fa per 20 minuti l'infermiere, 20 minuti la segretaria e gli restano 20 minuti per fare il medico, non è il massimo. Quello che si sta chiedendo e quello che si sta cercando è quello di avere un medico che lavori in una equipe di primo livello, quindi che abbia segretario, abbia infermieri, ma non 3 ore al giorno, 2 ore al giorno, le abbia 12 ore al giorno come minimo. E questo diventa, e quindi sostenere questa struttura che abbia delle tecnologie. Cittadinanza attiva, c'è stato testimone di un tour di 18.000 chilometri fatto nel 2018-19, in cui andammo con un camper in giro per l'Italia nei posti più sperduti, tipo Castiglione dei Monti, nei Monti, non dei Monti, nei Monti, in Emilia Romagna, sì, 52 chilometri quadrati di territorio comunale, 14 frazioni, 5.000 abitanti, dove dimostrammo in tutti questi posti cosa si poteva fare con le attrezzature di primo livello date ai medici di famiglia. Questo generò anche un finanziamento fatto sulla finanziaria 2020, valeva una cosa, fu uno dei primi atti del ministro Speranza, 240 milioni di euro, le hanno date alle regioni, non sappiamo che fine hanno fatto, no, per tornare alle cose. Queste sono tutte strutture che potrebbero aiutare in una vera telemedicina, perché bisogna immaginare che sono delle attrezzature moderne e poco costose, come per esempio un elettrocardiografo a 3, e smetto subito perché io parlerei qua una settimana, un elettrocardiografo a 3 derivazioni che viene lasciata a casa dei pazienti, dei pazienti cardiopatici, che in un momento di crisi è della dimensione di un cellulare, lo si appoggia al petto, si preme un tasto, si tiene circa 40 secondi fermo e lo trasmette al medico o alla struttura di riferimento in qualunque parte del mondo questo si trovi. Quindi, e non è che ci vogliono tanti investimenti, perché noi abbiamo fatto un progetto sperimentale in provincia di Padova, ne abbiamo messe 11 medicine di gruppo per 300.000 pazienti, e la spesa è stata di 25.000 euro per tutte le attrezzature. Potremmo stare qua una settimana, però non mi pare che ci siano grosse prospettive su questa cosa. Anche il PNRR è praticamente una licenza edilizia dove si costruiscono solo i muri e dentro non si dice chi ci sta e come ci sta. Dice: i medici di famiglia non ci vogliono andare. No, no, ci possiamo pure andare. Però ha senso di una zona 30 medici là dentro e il resto, guardate che per citare una cosa che non sia sempre la Calabria, in Basilicata, Casa della Salute, se fanno con quei territori ne vanno 2, massimo 3, e non mi pare che la Basilicata sia pianeggiante e con strade, autostrade e mezzi di trasporto. Bene. Il DM77, boh, dirvi che cosa è e che cosa sarà, non lo so. Io l'unica cosa che spero è che ci sia un po' di resipiscenza sul sistema,
sul fatto che le persone hanno bisogno di essere assistite dove vivono. E soprattutto quando parliamo, e poi veramente mi taccio, di piccoli comuni, aree disperse, poi non ci possiamo lamentare se viene giù Ischia, se viene giù le Marche, perché abbandonando i posti, diciamo, più periferici, dove non ci sono più servizi, perché hanno chiuso la posta, hanno chiuso le scuole, chiuderanno le farmacie, chiuderanno. Il territorio non sarà curato e sarà difficile anche riavere quella parte di economia e di cura del territorio che ci sono necessari. Ecco, io ho cercato, chi mi conosce sa che mi sono contenuto parecchio. Grazie. Però come dire, potremmo parlare ancora per una settimana. Grazie. Grazie mille, grazie. Passo la parola al dottor Luigi Pais De Mori, consigliere FNOPI e presidente dell'OPI di Belluno. Vorrei interpellarlo sul concetto di umanizzazione, che un po' fa parte un po' del mestiere, della professione infermieristica, cioè è una caratteristica preponderante. A lei voglio chiedere quanto la carenza di personale può influire negativamente sull'umanizzazione. C'è tempo per l'umanizzazione? Domanda interessantissima e grazie primariamente per aver detto che è parte preponderante, grazie, della professione infermieristica. Spero lo sia davvero. Ogni tanto la pandemia ha sconvolto le carte, come si diceva in altri tempi, per altre cose di tutt'altra natura, ha fatto anche cose buone, voglio dire, quantomeno spararci sul naso il fatto che un sistema come l'abbiamo conosciuto, con tutte le belle cose di un sistema sanitario nazionale, unico, universale e solidaristico, come dovrebbe essere, abbiamo visto che insomma qualche limite ce l'ha. Permettetemi i ringraziamenti non di forma ma di sostanza, cittadinanza attiva per l'invito e per le consuetudini insomma che ci accompagnano da tanti anni. La prendo un pelino larga, cercando anch'io di non splafonare, eventualmente mi redarguisca severamente. Pensavo alla logica della terminologia, perché se parliamo di umanizzazione delle cure, il contrario di umanizzazione è una cosa terribile. Come fanno le cure a essere disumane? Ci fa tornare dei tempi in cui, che non vogliamo neanche più ricordare, per cui sembrerebbe una cosa assolutamente scontata il fatto che le cure, la fragilità, la vicinanza, l'ad-sister, il stare vicino alle persone, debba essere umano. Allora qual è il problema? Il problema è il professionista, il problema è il sistema o il problema è il cittadino? Cerchiamo di mettere tutti gli attori sulla tavola e cerchiamo di capire. Allora ho fatto un po' mente locale prima, quando qualcuno ha citato il tema dell'alleanza, no? Allora mi si è accesa una lampadina perché mi ricordava un po' la mia formazione. Io sono nato professionalmente negli anni 90, era l'hashtag, non si chiamava così all'epoca, era paziente al centro, no? Allora, il paziente al centro, e tutti quanti in qualche modo concorrono a questo, a fare qualcosa, insomma, mi sembra qualcosa quasi da centro di ricerca, no? Il paziente al centro, tutti guardano nel microscopio e cercano di aggiungere una cosina. Va bene, ma non è più sufficiente. Negli anni 2000 è stato il periodo dell'alleanza terapeutica, la scuola di Padova, del professor Viafora, proprio sul tema del dobbiamo cercare di camminare insieme, no? Per costruire delle cose che abbiano senso. E qua, insomma, ci sento già un po' di più la parte dell'umiltà professionale, che non è una parola brutta l'umiltà, anzi è un bagno di consapevolezza il fatto di dire ho bisogno di te per riuscire a essere più efficace, per riuscire a essere anche più contento io come sanitario di fare una cosa che ha più senso, è più centrata. Adesso siamo alla coprogettazione. La persona assistita è davanti a me e mi sta guidando la strada. Mi è piaciuto molto l'intervento del dottore sul come la persona assistita può essere il docente al sanitario dei suoi bisogni, perché è inutile che io mi metta le medagliette del massimo esperto in quella cosa lì se non ho mai provato quella cosa lì. E allora mi veniva in mente un'esperienza meravigliosa che fanno nell'unità spinale, non mi ricordo se di Verona o di Vicenza, dove dei ragazzi giovani che sono rimasti paraplegici perché hanno subito un incidente o comunque sono rimasti in carrozzina, opportunamente formati soprattutto sullo stile comunicativo, mica sull'esperienza, vanno dai ragazzi che sono appena rimasti paraplegici per dire che c'è una vita, che non è finita una cosa, cambia la vita.
Allora io credo che la nuova frontiera sia un po' proprio questa, anche quando parliamo di cose interessantissime come tutto l'ambito della telemedicina, che mi scuserete, è vero che è nomenclatura normativa, ma è un termine molto riduttivo. La salute connessa è una cosa molto più ampia che va anche al di fuori delle professioni. Questo orologino qui è salute connessa, che ogni tanto mi dice che sto facendo una rampa di scale in meno di quello che dovrei fare per cercare di rimanere un po' meno cardiopatico, ma fa parte di un nuovo modo di approcciarsi a questo tipo di questioni. E mi piaceva moltissimo, all'interno di un convegno, si parlava di malati rari, ambito malattie reumatiche e malattie rari, dove è stata progettata un'app che può aiutare la persona assistita a tenere sotto controllo i sintomi disturbanti della propria malattia. Perché? Perché non ci sono medici sufficienti, non ci sono approcci da questo punto di vista, allora si cerca di massimizzare il risultato. Allora, questa nuova frontiera io la trovo molto interessante proprio da questo punto di vista qua, ovvero c'è un ambito di strumento innovativo, meno innovativo, di modelli organizzativi. Io mi tocca dirlo, sono pienamente d'accordo con il dottor Crisarà, mi piace moltissimo il modello della casa della comunità, ma se io penso alle terre alte del Bellunese, dove un medico e un'infermiera tengono in piedi le cure palliative, il diritto alle cure, l'articolo 32 della Costituzione, diciamo le cose come sono, insomma non stiamo parlando di iniezioni, in una terra che si sta, che è disagiata ovviamente, e se pensiamo che Fonte, non mi ricordo cosa me l'ero scritto, il 90% del territorio italiano è un territorio non urbanizzato in senso Milano, Roma, Torino e Napoli. Allora, dobbiamo capire se quello, il modello su cui stiamo andando è compatibile con questo criterio di umanizzazione, perché il PNRR, io ne sono convinto, non risolverà questo problema, ma cambiare per non cambiare nulla non è un'opzione sostenibile. Questo credo che sia un concetto che dobbiamo radicalizzare, quindi serve cambiare, perché nel sistema, nel cittadino, nel professionista sta dicendo che questo sistema attualmente è un sistema che ha senso, un sistema che può andare avanti in qualche modo. Allora, se abbiamo questa necessità, non solo è un peccato mortale non cavalcare questa necessità, ma è un peccato mortale non essere protagonisti di questo cambiamento e non fare la nostra parte, qualunque essa sia, per dire che noi ci siamo e vogliamo essere parte di questo cambiamento. Non va bene la prima versione, benissimo, revisione 2.0 e si cerca di andare avanti. Il PNRR ci dà un inizio, per una volta non mancano i soldi, vediamo di usarli, ma è un inizio di un cambiamento e il cambiamento deve essere un cambiamento continuo. La mia presidente dice sempre che i cambiamenti avvengono per due motivazioni, o per convinzione o per rivoluzione. Rivoluzione non in senso bellico, diciamo, ma rivoluzione nel senso che è arrivato il momento di fare questa cosa perché non ne possiamo fare a meno. Io credo che siamo in un momento in cui tutte e due le cose un pochettino convergono. E allora, se quello che abbiamo passato, quello che abbiamo vissuto, ha stravolto le nostre vite, ma ci dà questa occasione, io credo che nessuna professione sanitaria e nessun cittadino italiano può sottrarsi al dovere di poter andare avanti e di cambiare le cose. Grazie. Grazie. Vorrei dare la parola al dottor Gaudioso, che per il ruolo che ha ricoperto non posso non chiedere del decreto tariffe dell'EA. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti e a tutti. Mi fa un po' senso dire grazie a Cittadinanza per l'invito, mi fa un po'. E questo... sono particolarmente felice di essere qui ed è il primo evento pubblico al quale partecipo dopo l'esperienza nel governo e sono particolarmente felice di farlo qui. E allora vorrei contestualizzare la domanda che mi è stata fatta. No, prima che mi dimentico, auguri Michele. Michele è da qualche giorno all'interno della giunta della FISH. Ottimo, è una bella notizia per gli amici della FISH e sono sicuro che dai un contributo competente come quello che hai dato nell'intervento che hai fatto, perché una cosa che vorrei dire, poi su questo ci tornerò, il mondo della cittadinanza attiva intesa in senso lato è pronto per assumere un ruolo di governo in questo paese e governo vuol dire mettere a disposizione dati, informazioni, competenze, punti di vista, l'idea che partendo dal fatto che abbiamo un sistema a pezzi, nel senso che è l'insieme di mille pezzi, poi alla fine c'è bisogno di qualcuno che li mette insieme questi pezzi, almeno in termini di visione. Mettere insieme i pezzi ti dà la possibilità di fare una serie di operazioni. La prima è di
superare quegli ostacoli che ti dicono non si può fare, no, lascia fare, si può fare, ti dico io come si può fare, cosa che spesso ti viene detto dall'amministrazione. Secondo, mettere insieme, cosa che è più semplice a volte per il mondo dell'attivismo civico rispetto all'amministrazione stessa, perché c'è un problema anche culturale nella capacità di dialogare con gli interlocutori, mettere insieme gli interlocutori del mondo professionale, del mondo associativo, del mondo delle imprese, eccetera, eccetera, per creare un punto di vista comune sulla soluzione di una serie di problemi. E quindi sono già andato avanti rispetto al fatto che ti volevo chiedere la cortesia di poter fare alcune considerazioni un po' più ampie per avere poi la possibilità di entrare nel merito del punto, perché se si parla del decreto tariffe decontestualizzandolo rispetto alla situazione che abbiamo nel nostro paese, uno non capisce perché, ma perché non ce la facciamo, ma perché non si riesce ad approvare, ma perché non si riesce ad approvare quando è stato fatto più o meno qualsiasi tentativo di qualsiasi genere e non ce l'abbiamo fatto. Ci arriviamo, però volevo fare però alcune considerazioni che partivano da quello che ho sentito precedentemente, perché ovviamente per ovvi motivi conosco anche la qualità del lavoro che è stato fatto, con continuità, perché è una capacità di fornire dati e informazioni veramente di alto livello che nel rapporto del rapporto Boal-Gramsci, e anche la qualità degli interventi che sono stati fatti a commento da parte delle associazioni. Voglio dire in modo molto tranquillo che credo che sia sbagliato e assolutamente deviante rispetto al dibattito che abbiamo nel nostro paese mettere in contrapposizione le case di comunità rispetto al ruolo dei medici e dei farmacisti a livello territoriale. È una sciocchezza, e normalmente chi lo dice vuole buttare la palla in tribuna fondamentalmente per non affrontare il problema. Il problema invece, molto più banalmente, è la capacità di adattare i modelli ai bisogni, e che è poi sostanzialmente il motivo perché è stata fatta la riforma del titolo quinto, cioè far sì che il livello decisionale si avvicini al livello dove vengono erogate le prestazioni, perché solo chi è più vicino a quella comunità sa come far sì che il modello organizzativo disegnato a livello nazionale si possa adattare ai bisogni di quel territorio. Quindi, te lo dico da persona che poi anche in altri contesti ha avuto un rapporto, come dire, molto dialettico con le regioni, dire che si ritorna indietro su quel principio è sbagliato. In realtà bisogna far sì che quel principio funzioni, perché in questo momento non funziona. Non c'è un rapporto sussidiario. Il rapporto sussidiario fondamentalmente consiste, è coerente con il fatto che il livello più vicino ai cittadini esplica alcune funzioni e si occupa di garantire l'erogazione di certi servizi. Però vuol dire anche che se quel livello non è capace, il livello immediatamente superiore si sussidia rispetto a quello che non è stato capace di erogare la prestazione, interviene, garantisce che quella prestazione venga erogata. In questo momento tecnicamente nel nostro paese non è così, non funziona così, non funziona così il modello. Vi dico perché, e vi dico nel dettaglio perché è sbagliato mettere in contrapposizione la casa di comunità rispetto ai professionisti che operano sul territorio, perché non esiste niente di magico, e perché ci sono alcune cose che si possono fare nella casa di comunità che il medico di famiglia e il farmacista non potranno mai fare, per ovvi motivi, anche di carattere. È altrettanto vero che anche dire, dobbiamo pigliare il dottor Chisai e piazzarlo lì dentro come se fosse un pacco, è una sciocchezza, perché il problema è, se vogliamo ragionare partendo dai bisogni della comunità, è altrettanto vero che dobbiamo ragionare anche partendo dalle potenzialità che i professionisti hanno sul territorio. Mimmo faceva quel riferimento ai famosi 230 milioni. Allora, ricordate questa data, che è una data molto importante, dicembre del 2019. Nel dicembre 2019 viene approvato il patto per la salute. All'interno del patto per la salute c'è la scheda 14 che poi ci ha portato l'atto di indirizzo sulla partecipazione. C'erano 2 miliardi prima della pandemia che venivano messi a disposizione per fare una serie di operazioni all'interno del patto per la salute, e venivano messi a disposizione 235 milioni per la diagnostica da mettere nelle mani della medicina di famiglia e dei pediatri di libera scelta. Siamo al 2022 e questi strumenti ancora non sono arrivati. Quindi abbiamo un problema di processo
non solo che non è solo un processo di deliberativo e di assegnazione degli strumenti e delle tecnologie nelle mani dei soggetti che poi devono farli funzionare. Immaginate quanto sarebbero stati utili i pulsi ossimetri, che erano uno degli strumenti che era previsto, se invece di metterci 3 anni ci avessimo messi 6 mesi per poterli mettere a disposizione dei medici e famiglie. Ma non è solo questo il tema. Immaginate che quando uno dice nel real world, nella real life, ecco, un esempio di real life nell'amministrazione, ci abbiamo messo già all'epoca, nella mia precedente vita, lavorando insieme con gli amici della FIMGE, 3 settimane a far capire che se tu prevedi una norma che ha un modello classico di acquisto di tecnologie, che dopo 7 mesi sono già vecchie, per cui tu dici passo i soldi alle regioni, le regioni fanno una gara d'appalto. Quando parliamo di tecnologie, parliamo di tecnologie diagnostiche che rispetto ad esempio al farmaco hanno un livello di ricambio molto più veloce. Se tu ci metti un anno a fare una gara d'appalto e ti è andata già bene, poi acquisisci un prodotto che è quello che tu hai deciso un anno fa, ma che nel frattempo è già vecchio. Tu lo acquisisci, poi lo metti a disposizione del medico e ti ci vogliono altri 6 mesi dopo la gara. Dopo un anno e mezzo tu gli hai dato una cosa vecchia, e quello diceva lasciamo stare, me ne compro un'altra, faccio prima io, funziona meglio. Ecco, l'idea di pensare anche il modello di funzionamento della macchina amministrativa partendo non solo dai bisogni delle persone ma dal potenziale dei soggetti che operano a livello territoriale è un primo passo in questa idea di utilizzare un modello plastico che si adatti ai bisogni della comunità. Perché è evidente che non è la casa di comunità che risolve il problema di Feltre, di Belluno o delle aree montane o di Castelnuovo dei Monti. È ovvio che non è così. Devi pensare ad un potenziamento nei limiti di quello che tecnicamente si può fare dei soggetti che operano quotidianamente in quel territorio. Allora devi superare le zone carenti. E su quello si è fatta un'operazione con le borse dei medici da mettere a disposizione dei medici di famiglia. Però siamo intervenuti per coprire una gobba, ma tu devi dare il tempo che a questo punto la gobba si supera, ti ci vogliono almeno 3-4 anni, non è una cosa che superi in 3 minuti, ma tu puoi aspettare 4 anni, non puoi aspettare 4 anni, allora che fai? Devi intervenire sul team, ma contemporaneamente, di cui parlava il dottor Chiserà, ma contemporaneamente ad esempio devi fare un altro tipo di operazione, di cui abbiamo parlato negli scorsi mesi con gli amici medici di famiglia quando abbiamo discusso che anche quest'idea che il tema della riforma della medicina territoriale fosse solo mettere il medico di famiglia nella casa di comunità è una sciocchezza, non è mai stato così, ma non è mai è impossibile che fosse così evidentemente, ma tu devi dare al medico di famiglia tempo di qualità per metterlo a disposizione dei propri assistiti. Ad esempio uno di questi è sburocratizzare tutta la parte dei piani terapeutici. Se siamo oggi nel 2022 ancora con milioni di piani terapeutici cartacei, di carta, nel momento in cui parliamo del fascicolo sanitario elettronico è evidente che non funziona il sistema. Quindi tu devi avere la possibilità di disboscare, efficientare il sistema investendo sui professionisti e rendendoli centrali. Questo fa parte di quello che dicevo poco fa. Chi ha le informazioni per far sì di avere una visione che superi il modello a pezzi? Perché ognuno ha un pezzo di punto di vista, anche all'interno dell'amministrazione. E il mondo dell'attivismo civico sicuramente rispetto ad altri. Ve lo dico perché penso che prima Pierraffaele facesse il riferimento al rapporto con l'amministrazione, no? Specifico una cosa importante che ci abbiamo lavorato insieme negli scorsi mesi, questa specie di test che poi ha portato alla commissione che poi ha visto anche il coinvolgimento di FAIS e di altre associazioni. Abbiamo innovato il percorso di selezione al Ministero della Salute partendo dai curricula non delle persone ma delle associazioni. Quello di cui parlava prima Pier è il curriculum associativo, perché abbiamo sempre rifiutato la disintermediazione della rappresentanza. È un tema fondamentale, guardate. Disintermediare la rappresentanza è una scorciatoia che porta ad un altro tipo di mondo, che non è quello che ha a che fare con l'attivismo civico, e che porta ad altri tipi di scorciatoie che abbiamo già visto in passato. però
anche da parte dell'amministrazione. Io penso che il mondo dell'attivismo civico svolga una funzione fondamentale anche in termini di accompagnamento culturale all'amministrazione. È vero che c'è questa idea, che è anche accompagnata purtroppo da un solito vedaggio culturale, perché non si è mai fatto in passato, di vedere l'attivista civico come una specie di buon selvaggio, come avrebbe detto un po' di anni fa Giovanni Moro, no? Cioè, tu lo vedi davanti, cioè, mazza. Infatti devo dire che quando abbiamo fatto il 27 di luglio questa giornata sulla partecipazione al Ministero della Salute, dove nella seconda parte della giornata abbiamo parlato dell'atto di indirizzo che poi ha visto la luce a settembre, devo dire che le associazioni giustamente svolgono la funzione di rompiscatole e poi alla fine della giornata c'era sempre qualcuno che diceva si poteva fare meglio, si poteva fare di più, si poteva fare prima. Ho capito, la prima volta che si fa in 40 anni ci sta che ad un certo punto. Ma la cosa più divertente è stata che le persone più stupite erano i direttori generali del ministero, quelli che hanno partecipato la mattina. Per cui. Cioè, ti credo. Anche se io sì. Stiamo freschi. Per cui i direttori generali, il capo di gabinetto, il segretario generale, eccetera, eccetera, che vedevano davanti a loro queste entità, un centinaio di associazioni. Dicevo, mazza, allora esistono veramente. Mi fanno domande competenti, ho detto, guardate, lo dicevo sommessamente, molte volte ne sanno più loro di te. E alla fine. Rompere un tetto di cristallo o abbattere un muro vuol dire anche questo, banalmente far sì che ci siano degli spazi in cui le persone si possono conoscere, parlare, scambiare dati di informazione, e poi capisci che quella informazione che diceva Pierre mi aiuta ad esempio a capire come fare una norma, a prevenire un casino, a migliorare anche la qualità della mia vita, perché se si fa una norma sbagliata, quando si è fatta la norma ad esempio che riguardava la legge sulle malattie rare, bellissima legge per la quale tutti noi, ognuno di noi ha combattuto nel corso degli anni, quando manca un confronto nel quotidiano tra il regolatore, l'amministratore e la parte civica, accade questa cosa qui. Nella legge si prevede che il piano nazionale sulle malattie rare deve essere approvato dal Comitato Nazionale sulle Malattie Rare. Benissimo. Come è formato il Comitato Nazionale sulla Malattia Rara? Nella legge c'è scritto che è formato dalle società scientifiche, dagli ordini professionali, dalle associazioni dei pazienti e dal Ministero della Salute. Ma non è scritto, non c'è nessun rimando ad un criterio. Per cui quando ci trovammo nelle condizioni di avere un piano già pronto, ma un soggetto che per legge lo doveva vidimare, perché lo prevede la legge, il piano era pronto, che è stato preparato dagli stessi che avevano contribuito a realizzare la norma, a un certo punto chiedemmo alla direzione generale competente di dirci, vabbè, mo chi so, chi dobbiamo nominare qui dentro? E ad un certo punto venne la direzione e mi mandò una comunicazione dicendo i componenti devono essere circa 530. Allora, 530 non è un'iperbole, diciamo 500 persone. No, 530. Erano. Perché non essendoci nessun criterio di riferimento, tu dovevi chiamare tutte le società scientifiche, circa 250 più o meno, quelle registrate, perché ogni società scientifica ha un riferimento in qualche modo, diciamo, figurati se poi ci mettiamo nelle condizioni che qualcuno si alza e protesta, tutte le associazioni di malattia, tutti gli ordini professionali, eccetera, eccetera. Alla fine dovevamo prendere un cinema per poter anche solo organizzare le cose. Questo per dire che la necessità di mettere insieme le competenze, i punti di vista, le esperienze, non è solo un modo per dire ok, mo siamo tutti coinvolti, siamo tutti contenti perché facciamo questa cosa insieme, ma per far funzionare in modo efficiente la macchina organizzativa, efficace. Perché? E qui entro rapidamente, mi riferisco alla vicenda Lea, perché il meccanismo di funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale è dannatamente complicato. Ma è dannatamente complicato perché la riforma del titolo quinto è una riforma di per sé che non è un cerchio che non si è chiuso, perché mancano alcuni pezzi e nella mancanza di questi pezzi non funziona nella quotidianità.
perché quotidianamente ogni atto che ha a che fare con cambiamenti nelle politiche della salute del nostro paese deve essere approvata all'unanimità da 23 soggetti, non uno, non due, non 10, 23, 21 regioni e province autonome più il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze. E quando qualcuno, e lo dico, e questo è l'unico riferimento che faccio al contesto attuale, quando qualcuno mi dice che si è ottenuto un grande risultato nella discussione sull'autonomia differenziata dicendo dobbiamo fissare i LEP, mi ci dice una sciocchezza, perché anche nel 2001, quando è stata fatta la riforma del titolo quinto, si sono fissati i LEA, ma non si è mai deciso come si aggiornano e non si è mai deciso all'epoca, così come non si sta discutendo ora, quali sono i numeri qualificati che superino il principio di veto di chiunque voglia garantire l'aggiornamento. Perché così il problema non è fissato i LEP o i LEA, ma i LEP e i LEA si adattano plasticamente ad una società che evolve, e i LEP di oggi non saranno i LEP fra 5 anni, e quando avremo la necessità di aggiornarli, come lo facciamo? Mettiamo nelle mani di chiunque la possibilità di esercitare il diritto di veto, cosa che è accaduta tecnicamente con il decreto LEA, perché il decreto tariffe, che inserisce 800 prestazioni, una per tutte, la voglio citare, ma ce ne sono altre 799 circa, è quella che riguarda la procreazione medicalmente assistita, la PMA, che a distanza di 5 anni non è ancora un diritto, nonostante sia previsto per legge. La Corte Costituzionale periodicamente, i magistrati periodicamente, quando intervengono, richiamano il legislatore all'aspetto della norma, perché nella norma del 2017 è previsto che ogni anno i LEA siano aggiornati, e noi non ci siamo riusciti mai. E se prima che mi trovassi io in quel contesto poteva esserci l'alibi che il decreto tariffe era bloccato, manco più quello. Perché in 9 mesi, non ovviamente per merito mio, ma per merito delle associazioni, della comunità scientifica, di una amplissima determinazione, si è fatto in 9 mesi quello che era stato fatto in 4 anni. Si è riaggiornato tutto. E manco lì si è data l'intesa. Perché si è andato in conferenza ed è stato bloccato. Allora, guardate, sicuramente si dirà che c'è un problema di soldi, ma poi Mimmo diceva prima, ma certi soldi che fine hanno fatto? E anche qui sarebbe interessante ad un certo punto fare un'operazione di fact checking, perché parliamo del pre-Covid, perché anche questa vicenda del Covid, entro certi limiti, per alcuni soggetti rischia di diventare una scusa. Certe cose non si possono vedere, rischia di diventare una scusa che non è più accettabile. Il decreto tariffe è bloccato, e questa vicenda porta per i rami a far sì che una serie di altre prestazioni già decise, approvate, certificate dalla Commissione LEA e con i soldi a disposizione, perché nell'ultima legge di bilancio lo scorso anno sono stati messi 200 milioni di euro a disposizione dell'aggiornamento dei LEA, non vengono fatte, non vengono erogate queste prestazioni, e ci troviamo nel paradosso che l'Italia è stato uno dei primi paesi al mondo a mettere a disposizione una terapia genica per i bimbi affetti da SMA che costa circa 1 milione di euro allo Stato, che lo Stato ha capacità di contrattare e quindi più o meno è riuscito a spuntare un prezzo di favore, ma perché non si può erogare? Perché il test che è collegato allo screening neonatale esteso, che ha un valore economico, essendo già parte integrante di un panel che va ad integrare, quindi c'è un costo marginale inferiore, probabilmente costa intorno agli 8 euro. E quello non lo possiamo fare, perché va nel decreto tariffe. Quindi 1 milione sì, ma 8 euro no. E ad esempio, per parlare dell'ambito dei test oncologici, lo scorso anno AIFA ha messo a disposizione le cosiddette terapie agnostiche, anche in questo caso una dei primi posti, delle prime agenzie a livello internazionale, ma i test che servono, perché sostanzialmente che vuol dire? Vuol dire che non tutte le chemioterapie o le terapie avanzate eccetera eccetera vanno bene per tutti i tipi di tumore, per tutti i tipi di persone. Hai bisogno di un test, ti fai questo test e capisci cosa serve, in questo modo eviti di buttare soldi, stai meglio, diciamo funziona prima, magari ti salvi la vita. Ecco, quei test non si possono
mettere a disposizione in questo momento per quel tipo di problema. E dico un'ultima cosa, e su questo chiudo, a proposito dei medici di famiglia. L'evoluzione delle tecnologie è così forte che, ad esempio, a proposito di lotta all'antimicrobico resistenza, ci siamo detti tante volte, tanto rischi di essere una nuova pandemia, la gente muore, eccetera, eccetera. Ora c'è un piccolo strumentino che si chiama point of care, da mettere nello studio del medico di famiglia, è una cosa piccola. Il telefono cellulare antico. Ti dà la possibilità di verificare se tu c'hai un malanno, un colpo di tosse, eccetera, eccetera, di fare un microtest e capire se tu hai bisogno dell'antibiotico o non c'è bisogno dell'antibiotico. Evitando spesa al Servizio Sanitario Nazionale, moltiplicazione dell'antibiotico resistenza e tutti i disastri. Scarsità dei farmaci, cioè il caso Zitromax. Quello non è stata una follia nazionale. Scusate, come avete visto, c'è cioè un po' di arretrato. Comunque, grazie a Cittadinanza Attiva, per l'invito. Grazie mille per il suo breve intervento. Mi sono pigliato il tempo che mi veniva. È quello che ho rinunciato io. In genere ce lo dividiamo. In effetti avevamo altri ospiti che non sono potuti venire per imprevisti. Però passerei subito la parola a Nicoletta che ci fa, a Tiziana, che ci fa le conclusioni. Allora sì. Abbiamo dato numeri, abbiamo parlato delle in tutti i sensi, abbiamo parlato delle criticità. Adesso, come nostro consueto, passiamo a fare delle proposte. La prima proposta, ovviamente, non sono in ordine di importanza, perché sono tutte meritano la loro particolare, cioè hanno importanza per tutti noi cittadini. Quindi prima di tutto bisogna investire in risorse, individuare delle modalità per accorciare sempre di più il gap di personale sanitario, progettare efficacemente risposte ai bisogni di salute e futuri. Imparare dal processo di desertificazione sanitaria, progettare un nuovo modello che metta le competenze, la professionalità e le nuove risorse tecnologiche e farmaceutiche, la ricerca a servizio dei bisogni dei cittadini, dei territori e della prevenzione verso asse strategico sul quale fare perno. Rendere stabile l'attenzione all'adozione dell'innovazione tecnologica a favore dei cittadini, ne abbiamo parlato prima. Le politiche sociosanitarie devono includere sempre più nella programmazione, nella valutazione e nelle eventuali correzioni le autorità e le comunità locali. Le associazioni di pazienti e le organizzazioni civiche non devono essere più sostituite, ma devono diventare un partner delle istituzioni nella definizione dei bisogni e nella programmazione della condivisione dei processi assistenziali. Finanziare e monitorare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, attraverso in tempi rapidi lo sblocco del decreto tariffe presso la conferenza Stato-Regioni. Quindi ci appelliamo nuovamente alla conferenza delle regioni affinché rimetta di nuovo questo punto all'ordine del giorno. Dare piena attuazione al piano di recupero delle liste d'attesa, rendendolo trasparenti le informazioni su modelli organizzativi applicati, sulle tempistiche e sui criteri di priorità. Rendere operativo concretamente il piano nazionale della cronicità su tutto il territorio e monitorare il raggiungimento degli obiettivi previsti. Come sapete, è stata istituita la nuova cabina di regia per quanto riguarda il piano nazionale della cronicità. Io sono all'interno della cabina di regia e ovviamente in rappresentanza di tutto il coordinamento. Si sta lavorando all'aggiornamento del piano nazionale della cronicità su due versanti. Uno sulla prima parte, quindi, che riguarda tutte le fasi del piano nazionale della cronicità, soprattutto partendo da quello che non ha funzionato e da quanto prevede il PNRR e il DM77, che inevitabilmente devono camminare insieme. La seconda parte riguarda l'aggiornamento delle patologie che andranno inserite all'interno del piano nazionale della cronicità. Aggiungo che fino ad ora aver ancorato all'interno del piano limitatamente in base alla disponibilità delle risorse economiche e personali delle regioni ha fatto sì che ancora oggi siamo fermi al piano. Quindi forse anche qui andrebbe fatto un intervento.
dare piena attuazione alla legge 167 del 2016, quello che si diceva prima, la legge che prevede lo screening neonatale esteso, e quindi anche qui procedere all'inserimento delle malattie metaboliche ereditarie così come la SMA, emanare i provvedimenti attuativi del testo unico sulle malattie rare al fine di garantire la piena operatività. Per quanto riguarda il testo unico delle malattie rare, per renderlo concretamente operativo sono necessari 5 decreti, solo uno fino ad ora è stato attuato, che riguarda la nomina del Comitato Nazionale sulle Malattie Rare, che non è mai stato convocato. Ovviamente c'è già ritardo su tutti i decreti, quindi sarebbe ora che venissero emanati. Io ovviamente ho concluso, vi ringrazio nuovamente. Vi invito a non andar via perché abbiamo un piccolo rinfresco, quindi giusto per salutarci. Questo di oggi è stato il primo evento in presenza del rapporto, del 20° rapporto sulle politiche delle cronicità dopo questi anni duri che ci hanno coinvolto tutti, quindi è bello esserci ritrovati, ci siamo rivisti finalmente personalmente, e un grazie ancora a tutti voi.